da parte di Bota, pallone raccolto poi da Brunello, contrattacco, contrattacco improvviso del Rovigo al centro, ancora Brunello va via, situazione indubbiamente è sorpresa clamorosa, Ravanelli, l'unica azione, Ravanelli alla mano del Rovigo, si è conclusa in meta dopo una fuga iniziata sulla linea dei 22 metri. È una città che merita questo risultato, questo scudetto, proprio perché è una città intessuta di una civiltà contadina a dispetto dei grandi progressi avvenuti nel paese, dove certi valori ancora vengono conservati e vengono valutati nella loro giusta dimensione. È per questa ragione che il rugby ha trovato sempre un terreno fertile. Di Bota ne ha messi a segno due, ma ha messo a segno quelli che avevano una grande rilevanza. ...18 a 9 il risultato in favore di Rovigo, quando grande festa, una grande nottata a Rovigo per questa straordinaria vittoria, una vittoria che premia veramente il cuore, la generosità, la grande passione di una città che vive, che è sempre vissuta per il rugby. Facile per nessuno, quindi l'obiettivo raggiunto, 5 punti, loro vorrei dire che è quasi un altro sport. No, dal punto di vista sicuramente atletico, fisico, completamente diverso. Dopodiché, sai, se torno un attimo indietro, apprezzavo di più il mio tempo che non c'erano le citazioni, perché non c'erano tutte queste cose. La partita quando si risolveva con una rissa in campo e quando era finita e basta. Adesso ha sempre delle code, dei veleni e gli arbitri e questo. Sono cose che mi piacciono, sono le cose di questo rugby che mi piacciono meno, che succedono particolarmente in Italia, perché forse non essendo anglosassoni non abbiamo quella filosofia che si adatta bene al rugby moderno. Quindi dico che sabato il primo obiettivo è proprio quello di fare ricredere il mondo ovale italiano, che Rovigo ha la mischia buona come quella che ha avuto nelle partite in casa con Calvisano, con Mogliano e tutto il girone di ritorno.